di incontri, a sinistra non capiscono come si possa fare il ministro bene in contatto quotidiano, ora per ora, con questure, prefetture, polizia, carabinieri, finanza, ma nel contempo non stare sigillato a dormire in ufficio, ma girare l'Italia, a incontrare i cittadini, a incontrare i sindaci, a incontrare gli agricoltori, ascoltare i imprenditori. Si può? A proposito, mi spiace perché fuori c'è una marea di gente che non riesce a entrare, non so se qualcuno riusciamo a farlo entrare. Virginia, vai a vedere se riusciamo a farlo entrare qualcuno, magari con quei corridoi. Sì, dai, sono 200-300 persone in più, dai. Apri le porte, fai entrare un po' di gente, dai. Garantisco io per l'ordine pubblico. Dalle facce erano solo persone per bene. Ce n'erano due bruttini, secondo me, i comunisti. Gli altri erano quasi tutti umbri normali. Però, ripeto, siccome un ministro parla coi fatti, oggi ho ricordato agli amici del PD che stanno passando le loro ore, i loro mesi a chiedere le dimissioni, che in questo 2019 i reati in Italia sono scesi del 15%. Sono diminuiti gli omicidi, le rapine, gli stupri, i furti, le estorsioni. Attenzione, non grazie a me, non li fanno entrare. E se no magari usciamo noi. Tu digli che fra 10 minuti usciamo noi, vai, diglielo. Se Maometto non va in montagna, siamo noi che... No, Maometto lo lasciamo là. Noi stiamo a Foligno. Dimmi che usciamo velocemente. Ovviamente i reati diminuiscono non grazie al ministro, ma grazie allo splendido lavoro delle forze dell'ordine, di donne e uomini in divisa che rappresentano al meglio questo paese. Questi sono i fatti, la vita vera. Poi c'è la polemica politica, quella del Partito Democratico, poveretti. In Umbria stanno preparando gli scatoloni non solo a Foligno ma anche in regione, perché arriva un vento di pulizia e si cambia. E finalmente ci si tornerà a occupare di trasporti, di strade che non ci sono, di ferrovie che non funzionano, della E45. Degli ospedali da riaprire invece che da chiudere, del sostegno all'agricoltura, perché ci sono i fondi per gli agricoltori che aspettano da mesi o da anni di essere erogati. E poi c'è bisogno di sindaci che invece di litigare pensino ai loro cittadini. Chi sceglie la Lega Foligno fa una scelta chiara per le case comunali, i contributi comunali, i bonus comunali, per il tempo e denari del comune. Prima vengono gli umbri, poi viene il resto del mondo. Prima vengono i cittadini di Foligno, poi viene il resto del mondo. Al contrario, perché per qualcuno prima vengono i rom, prima vengono i richiedenti asilo, prima vengono i disadattati di mezzo mondo, poi arriva il disoccupato umbro, o il padre separato umbro, o il pensionato che non ce la fa a tirare a fine mese. Noi non promettiamo miracoli, abbiamo aperto le porte. Fate arrivare l'applauso della sala che è in piazza. Tra poco usciamo, ragazzi, Tra poco usciamo. Quindi è questo. In legittima difesa è legge dello Stato, entrare in casa del prossimo è più pericoloso adesso in Italia, fare il rapinatore delinquente è più pericoloso rispetto a lei, perché i cittadini si possono difendere. Oggi, come ieri, in tantissime piazze italiane stiamo raccogliendo migliaia di firme per una proposta di legge, secondo me, di buon senso e normale, che prevede per pedofili e stupratori la castrazione chimica. Non solo il carcere, ma anche la pillolina, perché ti mette le mani addosso una donna, un bambino, oltre che un delinquente, un malato, un pervertito. E i malati si curano. No, invece no, poverini. Da sì,
Altro tema che affrontiamo in settimana, io mercoledì invito il Ministero dell'Interno e i responsabili delle principali comunità di recupero per i tossicodipendenti, perché voglio costruire insieme a loro una legge che metta in galera gli spacciatori senza se e senza ma. Qualunque droga spaccino in qualunque quantità, per lo spacciatore il posto è la galera, non è la strada un giardino. E lo dico anche a quel simpatico parlamentare dei 5 Stelle, Talmantero, che vorrebbe lo Stato spacciatore, legalizzato e distribuito, che oggi mi ha attaccato dicendo però così Salvini punisce non solo gli spacciatori ma anche i contadini. Io prima no, perché lui dice che ci sono dei contadini che coltivano droga, ma io anche prima ero al mulino Fagioli e sono orgoglioso di aver salvato centinaia di posti di lavoro grazie alla Lega qua in Umbria. Di operare da te. Però io conosco i contadini che coltivano il grano, che coltivano le olive, che coltivano gli agrumi, gli ortaggi. Quello è il contadino spacciatore ancora non l'avevo intuito come fattispecie. E se uno invece degli ortaggi coltiva altro, anche per lui si aprono le porte della galera, perché la droga fa male e ammazza le future generazioni. E lo vediamo nei centri sociali, il risultato dell'uso delle droghe e dell'abuso delle droghe. Quindi, cose normali, però poi per qualcuno non è normale, perché leggevo adesso, arrivato qua, che il governatore della Toscana, non è lontano, questi si vede che c'hanno la stessa epidemia, ha detto che sono, io e la Lega siamo razzisti e fascisti, perché siamo autoritari. Partiva da una cosa che ho proposto ieri, che secondo me, che ho provato io sulla mia pelle quando andavo all'elementare delle medie, ho detto per avere i bimbi, non i bimbi ricchi, i bimbi poveri, i bimbi belli e i bimbi brutti, in classe a me piacerebbe che tornasse anche il violino per le bimbe brutti, che uno c'è quello con la felpa da 600 euro e quello con la maglietta perché il papà non c'ha i soldi. No, il governatore toscano è fascista come Mussolini. Cazzo, un grembiolino, ho chiesto un grembiolino, non ho chiesto l'olio di ricino, voglio semplicemente un grembiolino. E a sinistra cercano i fascisti dove non ci sono, razzisti, nazisti, alieni, pelusiani. E l'ultimo sondaggio della Toscana mi ha detto una roba che non avrei mai pensato da quando ho cominciato a fare il militante della Lega nel 1991, sondaggio. Poi dei sondaggi si diffida sempre, perché l'unico sondaggio di cui mi fido è la strada, siete voi, e questa domenica pomeriggio dentro e fuori, quindi il sondaggio a Foligno, il sondaggio in Umbria è questo, ma il sondaggio dice che se si votasse oggi il primo partito nella regione più rossa d'Italia non è il PD ma è la Lega. Siamo in Toscana, a casa di Renzi, Lotti, Nardella e tutta quella compagnia lì. Quindi vi chiedo in questi 20 giorni, perché ormai manca poco, la voce che mi è rimasta è questa, in questi 20 giorni vi chiedo di dare il massimo, anche perché ve ne sarete accorti, ce ne stanno facendo e ce ne faranno di tutti i colori, di tutti i colori, perché ovviamente usano gli strumenti che hanno a disposizione, usano i giornali, le radio, le televisioni. Stasera ci sarà un buco di tre quarti d'ora perché mi sono rifiutato di andare ospite da Fabio Fazio su Rai 1. Non so cosa trasmetteranno, non lo so. Sono l'unico segretario di partito che si è rifiutato, ma mi ha detto ma come? Fa 3 milioni di telespettatori. Per me la coerenza e i valori valgono più di 3 milioni di telespettatori. Riduciti lo stipendio, piaggerone di sinistra pagato dagli italiani. Riduciti lo stipendio, piaggerone di sinistra pagato dagli italiani. Vediamo se gli amici dei 5 Stelle, che sono così sensibili ai risparmi, ci aiutano a votare la proposta di legge che dimezza i super stipendi milionari che girano in Rai pagati dal canone degli italiani. Vediamo se hanno qualche amico da difendere anche in Rai. Io
Quindi giornali, radio, televisioni, non solo, abbiamo visto qualche sentenza strana. Non dovrei dirlo, perché poi dicono: Matteo, vai piano, se dovessi andare piano non farei il ministro dell'interno, avrei scelto, se dovessi aver paura di qualcosa o di qualcuno non farei il ministro dell'interno, e quindi faccio il ministro dell'interno, mi occupo di sicurezza per gli italiani e lo faccio non avendo paura della mia di sicurezza, e quindi minacce, insulti, attacchi, processi non mi toccano. Però è un giudice a Firenze che prova a smontare il decreto sicurezza. È roba buona, quanti anni è rischio? È il giudice a Firenze che prova a smontare il decreto sicurezza, è il giudice a Bologna che dice che bisogna dare i documenti a tutti, bisogna iscrivere all'anagrafe comunale tutti, anche i richiedenti asilo che non sono ancora stati riconosciuti come profughi, perché hanno tutti i diritti degli italiani. No, in Italia i diritti ce li hanno i cittadini italiani. Noi siamo il distributore automatico di diritti per chiunque arrivi dall'altra parte del mondo. E se qualcuno vuole cambiare le leggi approvate dal Parlamento e dal Governo, si toglie la toga, si candida col PD e va in Parlamento a cambiare le leggi. Fino a che qualcuno fa giudice, applica le leggi, non interpreta le leggi. Per qualcuno siamo 60 milioni di presunti colpevoli in Italia. In uno Stato di diritto siamo 60 milioni di presunti innocenti fino a prova contraria. E lo dico anche per quegli imprenditori che hanno a che fare con l'Agenzia delle Entrate e con Equitalia. Magari sarà anche il caso di rivedere i bonus che arrivano ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in base agli accertamenti che fanno ogni anno, perché non vorrei che qualcuno portasse a casa lo stipendio sulla pelle degli altri, perché poi fai l'accertamento, poi si risolve in nulla, ma intanto hai rovinato la vita di una persona che rimane incagliato in quella cartella esattoriale per anni. Sono orgoglioso che anche questo l'avevamo promesso, 1.700.000 italiani grazie alla pace fiscale potranno rottamare la loro cartella di Equitalia senza more, interesse, sanzioni, contro sanzioni, pagando quello che possono e tornando a lavorare. Sulla legge Fornero a me si apre il cuore in ogni piazza. Ieri ero a Scandicci, ieri ero nel Val d'Arno e quando ho visto quell'uomo che mi ha detto grazie, perché mi avete, grazie alla vostra coerenza, avete mantenuto la parola, mi mandate in pensione 4 anni prima del previsto e posso stare per un po' di tempo vicino a mia moglie che non so quanto rimarrà ancora qua. Ed è qualcosa che ti apre il cuore, ed è qualcosa che ti dice: sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. In bocca al lupo, quindi. Qua c'è un sindaco tosto, l'abbiamo scelto perché è bravo, non perché ci servano gli spot. A me non me ne frega niente se è sulla sedia a rotelle o se corre i 100 metri in 10 secondi. L'abbiamo scelto perché è bravo. Non abbiamo bisogno di pubblicità. E lasciamola, ma magari sarà un pochino più attento e sensibile e servirà anche a noi a livello nazionale, perché occuparsi a parole di barriere architettoniche è un fatto, avere un sindaco che lo vive sulla propria pelle è un altro fatto. Perché magari ci sarà più attenzione a questo sindaco che sa di cosa sta parlando, non perché ha visto delle slide. E poi avete 20 giorni, lo dicevo, fuori abbiamo tantissimi amici tra gli italiani, milioni di amici tra gli italiani, ma qualche avversario nelle stanze importanti. Io mi tengo ben stretti i milioni e mi tengo ben stretti anche gli avversari. Vi chiedo in questi 20 giorni di fare quello che non posso fare io. Non posso essere ovunque, non posso fare qualunque cosa. Stamattina abbiamo cominciato a Firenze, poi siamo passati a Maggiore, Foligno, poi abbiamo Latina, poi stanotte Frosinone, poi domani mattina Benevento, Caserta,
finisco a Napoli con una preghiera per quella bimba di 4 anni che sta lottando per la vita in ospedale. È finita in mezzo a due delinquenti, ma che almeno si sparassero fra di loro senza rompere le palle alla gente che non c'è. Almeno se la prendessero fra di loro. E vabbè, però anche su questo, come per l'omicidio di Viterbo, ci sono le forze dell'ordine che senza sosta stanno lavorando giorno e notte per andare a beccare quei delinquenti. E poi, certo, i sindaci fanno la differenza, poi nessuno promette miracoli. Io non posso promettere che ci saranno reati zero, furti zero, omicidi zero, rapine zero, stupri zero. Posso impegnarmi a ridurli. Ovviamente il sindaco è importante. Noi a Napoli abbiamo mandato in questi mesi, da ministro dell'interno, io non guardo in faccia i sindaci possono essere della Lega, di centrodestra, di centrosinistra, sopra, sotto, civici, non mi interessa, il ministro lavora con tutti i sindaci. Abbiamo mandato 136 poliziotti, 53 vigili urbani, centinaia di militari per l'operazione strade sicure. Abbiamo acceso non so quante telecamere in giro per tutta la città. Operazione strade sicure, operazione scuole sicure. Sono andato personalmente in alcune periferie napoletane. Abbiamo dimezzato il numero di immigrati presenti. La polizia ha arrestato non so quanti camorristi. Certo che se il sindaco di Napoli, invece di occuparsi di Scampia o del Vasto, spende il suo tempo ad allestire una flotta di navi napoletane per andare nel Mediterraneo a prendere gli immigrati, è capibile che parla difficile, eh? Come se il sindaco di Foligno, con tutti i colleghi che ci sono a Foligno, domani decidesse di occuparsi di Venezuela. Di Venezuela si occupa il governo e spero che non ci sia più nessuno al governo che difende uno degli ultimi dittatori sanguinari di sinistra che sta affamando tutto il popolo di Venezuela. Tocca a voi, il 26 maggio e il treno passa al 26, il 27 il treno è andato. I rimpianti del giorno dopo non ce li possiamo più permettere. Io vi chiedo in questi 20 giorni di parlare alla testa e al cuore degli umbri che ancora non hanno deciso. È il 26 maggio, magari sto a casa, magari c'ho la cresima, magari c'ho la scampagnata, ho prenotato un weekend fuori. E tanto sì, è vero, quelli della Lega c'è ragione, stanno lavorando bene, però votali tu. Tanto non è il mio voto che fa la differenza. Il 26 maggio, sicuramente per Foligno, ma soprattutto per l'Europa, per salvare l'Europa, ogni singolo voto di ogni donna e di ogni uomo dell'Umbria fanno la differenza. Chi sta a casa si prende la responsabilità storica di lasciare ai nostri figli un'Europa che muore di precariato, paura e terrorismo islamico. Questo è il rischio che abbiamo in porto. Un califfato islamico fondato sulla precarietà, sulla povertà e sulla disoccupazione. Quindi vi chiedo, campanello per campanello, via per via, associazione per associazione, negozio per negozio, quello che vogliamo fare l'abbiamo dimostrato. La direttiva Wolkenstein l'abbiamo azzerata. Sulle tasse, se partite dai piccoli, partite IVA, artigiani, commercianti, vogliamo arrivare a tutti. Per questo che non capisco, spero che sia stato male interpretato il Presidente del Consiglio quando ha detto ridurre le tasse alle famiglie e alle imprese non è un'urgenza, si può fare più avanti. No, amico mio, di questo bisogna parlare in Consiglio dei Ministri, in Parlamento, di ridurre le tasse alle famiglie e alle imprese, non di greghe e manfrine politiche. Adesso è il momento di ridurre le tasse, non fra un anno. Quante aziende avranno chiuso da qui a un anno? Quante botteghe avranno chiuso a Foligno da qui a un anno? Per la concorrenza sleale magari delle grandi multinazionali che arrivano dall'estero a venderci le schifezze che vengono prodotte nell'altra parte del mondo. Difendere l'agricoltura italiana, il prodotto italiano, il commercio italiano, questo dobbiamo fare in Europa. Quindi conto su di voi. Poi in bocca al lupo, qua vedo alcuni sindaci umbri, un passo per volta. Adesso oggi parliamo di Foligno. E quindi conto su di voi, se avete voglia il 26 maggio cominceremo a fare in Europa quello che stiamo facendo in Italia e soprattutto non siamo più soli, l'Italia era isolata fino a qualche
qualche anno fa, quando andavamo in Europa, quando i nostri ministri andavano in Europa, a volte non li riconoscevano e gli facevano portare il caffè. Ma questo è il ministro italiano, arrivi dopo, il caffè per me senza zucchero, grazie. E poi quando abbiamo deciso può entrare anche lei. Adesso per darvi l'idea di come è cambiato e di come siamo tornati centrali, di solito per le elezioni europee eravamo noi politici italiani che andavamo all'estero per accreditarci e dire a Parigi, a Londra, a Berlino, a Madrid, faremo come voi. Sabato 18 maggio in Piazza Duomo a Milano, spero che ci saranno anche tanti di voi, verranno in Italia Marine Le Pen, gli austriaci, i tedeschi, i bulgari, gli svedesi, i danesi, i finlandesi, gli olandesi. Qua. Perché la salvezza dell'Europa, come la storia insegna, riparte dall'Italia, dalla culla della civiltà. Un paese con meno tasse, meno burocrazia, meno clandestini, l'Italia è l'Umbria. Più di tante altre regioni è la terra più bella del mondo dove vivere. Non abbiamo niente da invidiare ai lussemburghesi, ai portoghesi, agli estoni, con tutto rispetto per tutti. E quindi se ci date una mano a avere una domenica pomeriggio tanta gente così dentro e fuori, ci dice che stiamo lavorando nel modo giusto. Quindi viva Foligno, viva l'Umbria, viva la Lega. E grazie per la nuova precedente, davvero per il disegnaggio. Secondo volante, il nostro volante, grazie a tutti. Adesso arrivo fuori, qualcuno può dire che vuole fare una foto? Però, non ho capito se vuole, ne ho perso nessuno. Se siete d'accordo, allora, io ci ho detto, facciamo così, facciamo una ventina di minuti di foto dentro e una ventina di minuti di foto fuori per le foto senza spingere, prima parlo con i giornalisti così ognuno è tranquillo. Da che parte vi facciamo salire? C'è una scala? La destra. Senza spingere, senza spingere. La destra. Se un po' di gente esce, poi tanto esco anche fuori a fare le foto. Aprite i portoni cortesemente perché si schianta di caldo, grazie. Una foto del partito della scuola, dietro.